Non si fa eccezione neanche per i festeggiamenti realizzati in onore di soggetti sacri, è difficile infatti onorare Santa Maria, la padrona di Quarto, senza subire atti di estorsione. A funestare le celebrazioni affiliati di Quarto del Glan Polverino, che rivolgendosi ai membri del comitato organizzatore della festa patronale di Santa Maria ma anche a chi si esibiva in piazza, avrebbero compiuto atti di vera e propria intimidazione. Episodi annotati dai carabinieri registrati in un'intercettazione telefonica tra Roberto Perrone, oggi collaboratore di Giustizia, e Salvatore Liccardi. Episodi che offrono, secondo i PM titolari dell'inchiesta anticamurra, Antonello Ardituro, Marco Del Gaudio e Maria Cristina Ribera, uno spaccato inquietante di quanto sarebbe accaduto a Quarto negli ultimi anni. Sarebbe infatti ben più ampia e complessa la situazione in cui versa a Quarto da alcuni anni. Un'ordinanza portò a maggio in cella 40 tra presunti affiliati, colletti bianchi e prestanome del sodalizio tra Marano e Quarto. Vittime del racket sarebbero titolari di supermercati, dei cantieri edili, ma anche venditori ambulanti. A breve dovrebbero arrivare delle risposte. La pubblica accusa depositerà infatti nuovi atti con le dichiarazioni dei nuovi pentiti, sui presunti condizionamenti malavitosi degli organi politico-amministrativi. Di grande rilevanza è stato l'arresto da parte dei carabinieri del Roni dell'ex primo la rossa Nicola Embriani, accusato dai PM di essere il presunto braccio destro del potente capoclan Giuseppe Polverino. Le forze dell'ordine sono dunque in movimento per sbrogliare la matassa che da tempo imprigiona Quarto e i suoi cittadini.